Dopo il tracollo di Locorotondo, il Trani ha invertito la rotta. Il successo di Novoli ha proiettato la Vigor nella parte sinistra di una classifica, quella di eccellenza, cortissima. Prolungare la striscia positiva al comunale servirebbe a portare un clima di serenità attorno ai ragazzi del presidente Luciano Savi. Prima però c'è da fermare il Casarano, che guarda dall'alto i propri avversari e di questi tempi non è affatto sfida facile. Che non sarà un pomeriggio tranquillo lo capisce subito Musacco quando blocca un tentativo di Negro. Ma il Trani al 14°, alla prima vera occasione offensiva, passa con Quaresimale, bravo a concretizzare un'azione del rientrante Fumai. L'11 di Mimmo Oliva si scuote e arriva più volte in area, ma non trova mai il varco giusto. Lampo di Ancora, ex Francavilla, si incunea e conclude. Musacco è piazzato bene e blocca in due tempi. Il portiere del Trani è decisivo un minuto dopo, sempre su Ancora, con una respinta in corner a mano aperta. Bisogna aspettare il 46esimo per l'1-1, firmato da Ancora, che scattato in sospetta posizione di offside, aggredisce abilmente lo spazio vuoto e trafigge Musacco. Pari e patta all'intervallo. Poco o nulla nei primi 20 minuti della ripresa, poi il Casarano diventa sempre più padrone della partita e al 25esimo ribalta il banco con l'inzuccata di Puglia, su cross del solito Savino. L'11 di Gino Zinfollino risponde con un tentativo di Cesario, colpo di testa alto sull'assistenza di Fumai, mentre dall'altra parte Ancora ha l'occasione di triplicare, mette a sedere Musacco, ma l'azione sfuma. Il Trani non si arrende e va vicinissimo al pari, ma il tiro di 7, proprio all'ultimo respiro, è da dimenticare, con la palla che finisce in curva. Recchia fischia la fine, il Casarano vince in rimonta e continua a tallonare il Gravina. Il Trani perde l'imbattibilità casalinga, ma resta nella pancia della classifica.